Bella ragazzi, Wixwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. Come potete ben vedere il nostro omino è vestito. Da cosa è vestito? È vestito per combattere, perché oggi siamo qui con la modalità piede in fallo, conosciuta anche come trapdoor. La chiamerò trapdoor perché è molto più figo di piede in fallo. Allora, prendiamo immediatamente la nostra carabina speciale e evitiamo di morire magari se... Ok. Dunque, allora, per chi non conoscesse questa modalità, praticamente è una modalità, se così vogliamo chiamarla, un pochettino Battle Royale, se così vogliamo chiamarla, eh. Perché praticamente, come potete ben vedere, adesso mi hanno ucciso e ci stanno queste zone rosse, che appunto scompaiono dopo un po' di tempo. Tipo questo qui però adesso vuole morire, sì o no? Ok, perfetto, è morto. Ecco appunto, quindi ci stanno queste zone rosse e noi semplicemente dobbiamo allontanarci dalle zone rosse. Dobbiamo cercare di non farci uccidere per non finire ovviamente nelle zone rosse. Quindi è meglio stare molto attenti, perché ciò che accadrà appena la zona rossa appunto scomparirà con il timer lassù è una cosa diciamo poco bella, perché scomparirà quella porzione di mappa e quindi pluff, tu cadi nel vuoto se ti trovi lì. Quindi ecco, diciamo che non è proprio una delle migliori ambizioni per la vita. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video su questa modalità competizione. Voglio portarvi altri video su questa modalità, giusto per cambiare un pochettino e non stare sempre in free mode. Però qui ci sta un nemico che adesso, appena diventerà visibile, lo uccideremo. Perfetto. Però ho uno sputo di vita ed è veramente pericoloso andare in giro con uno sputo di vita, perché non si sa proprio mai. Ti prego, uccidimi. Ok, mi ha ucciso. Ma non così, non me lo dire così. No, 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 no. Oddio, raga, mamma mia, per un pelo ce l'abbiamo fatta, ci siamo salvati, mamma mia. Ecco, vedete che cosa intendo per pericoloso? Intendo proprio questo, perché è molto pericoloso. Cioè, diciamo che volevo morire per resettare la mia vita, però sono morto nel momento proprio sbagliato, perché poi sono caduto, cioè sono caduto. Ce l'ho fatta salvarmi, però stavo per cadere nel vuoto. Quindi diciamo che mi sono salvato proprio al millimetro. E adesso sto qui, è morto, perché lui mi ha ucciso come auto-uccidermi. Perfetto. Qua c'è un arancione. Già, c'è un arancione. Prendiamolo in testa. Bello, ma cosa vuoi fare? Allora, siamo uno contro uno. Sì, praticamente è rimasto in vita uno della squadra arancione. Raga, devo portare la mia squadra in vittoria assoluta. Anzi, in vittoria reale, raga. Hashtag vittoria reale, vi metto il cuoricino. No, da dietro no, così è infamata, no, raga. Mamma mia, mi sono salvato, mi sono salvato per questa safe, diciamo, tra virgolette. Mi sono salvato proprio al millimetro, mannaggia te. È una situazione abbastanza brutta, perché potrebbe finire male sia per noi che per lui. Speriamo più per lui. Ok, forse gli finisce male, dai che cadi. No, non è caduto, non ci credo, raga, è ancora qui vivo. E Vegeto, no, ha tirato la laggata. Non ci credo, non ci voglio credere, ha tirato la laggata. Raga, dobbiamo uscire da qui assolutamente, perché sennò altrimenti ci restiamo secchi. No, ma dai, no, nel senso, ma dovevo essere invisibile o sbaglio? Cioè, voglio dire, non è qua che sei invisibile, tipo qua. Muori un po', va. Dai, dimmi che lo respawna. Dai che è caduto, dai che è caduto. È caduto, regà. Abbiamo vinto. E round vincitore, oh yes. E il primo round ce lo portiamo a casa con ben 13 kill. 6 morti, ma vabbè, 13 kill però, vabbè, regà. Mamma mia, il primo round ce lo portiamo a casa così. Mi raccomando, lasciate like, così vi porto altri video su questa modalità. E inoltre qua sotto nei commenti, se volete, fatemi sapere cosa ne pensate di questa modalità. E condividete questo video su tutti i vostri social. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Cosa state aspettando? Vi aspetto. Ok, regà, eccoci qua nuovamente con il secondo round. Siamo sempre la squadra viola e proveremo a vincere nuovamente, perché se prima abbiamo portato la nostra squadra alla vittoria reale, lo chiameremo così, vittoria reale, adesso ci riproveremo. E io mi prendo immediatamente la carabina, perché amo la carabina e senza la carabina non posso stare. Intanto me la prendo. No, 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 ok, sono in due, sono in due. È pericoloso, aspetta un attimo, è troppo pericoloso. Non devo farmi uccidere ora, perché sennò altrimenti cado giù. Ok, adesso posso uscire allo scoperto e posso sparare. Ok, meno uno, ucciso. L'importante praticamente è evitare di morire quando il cerchio è praticamente così che lampeggia di rosso, no? Perché se muori quando il cerchio lampeggia di rosso sei fritto, raga. Cioè, respawni troppo tardi. Ma ha spawnato il nemico accanto? Ecco, mannaggia lui. Appunto, se muori quando il cerchio è rosso, raga, è pericolo, perché rischi veramente di morirci proprio
in un modo aggressive. No, da dietro. E qui il cerchio è rosso, mi sa, raga, mi devo sbrigare. Eh sì, in altri 5 minuti per spawnare. No, vabbè, dai, sono caduto nel vuoto così, però. Ma ci ha messo 25 minuti per spawnarmi. Raga, questo qui è un fucking complotto. Si riesce a capire, è un fucking complotto. Allora, diciamo che il mio compagno di squadra non mi sembra molto sveglio, quindi ne dubito che vinceremo questo round. Ok, raga, sono rimasti 1v1. La piattaforma praticamente è scomparsa del tutto. E difatti, round perdente. Ovviamente il nostro associato non è arrivato alla fine. Ed eccoci qua, ragazzi, con il terzo round. Sono sempre la squadra viola. Sto giro proveremo a vincere, perché è questo il nostro obiettivo. Ma sono rimasto... No, raga, sono rimasto da solo in squadra. Sono rimasto da solo in squadra. Ma che significa? Dai, però. Cioè, non so se riuscite a capire quanto diavolo sono in svantaggio. Sono contro tutti e sono da solo in squadra. Ok, ho pochissima vita e tra poco morirò. Però non voglio morire assolutamente. Ok, insomma. Ma no, raga, sono caduto di nuovo nel vuoto. Ma non ha senso però così. E vabbè, vedremo un pochettino il prossimo round come si evolverà. E comunque sia, i pro della situation sembrano essere i rosa. E ok, perfetto, round perdente. Oddio, non tanto perfetto, però va bene. Ed eccoci qua, ragazzi, con il quarto round. Sono sempre da solo, purtroppo. Allora, voglio prendermi una carabina e possibilmente farmi ammazzare direttamente adesso, così almeno mi levo di mezzo e posso respawnare. Dai, ammazzatemi, ok? Ma no, raga, ci sta a mettere 5 anni per respawnarmi. Ma dai, ma ti pa... No, raga, sto gioco è però è da... Oh, fissa. Ora so che alcuni di voi staranno dicendo: ma Willy, ma che cosa stai combinando? Perché? Ciò che volevo fare io, se il gioco mi respawnava in tempi normali e non in tempi che boh non lo so, ciò che volevo fare io era semplicemente farmi uccidere, così avevo il tempo di andarmene nuovamente fuori safe. Cioè, fuori safe, dentro safe, per poi giocarmela dalle parti di lato e non dalle parti centrali, che c'è un casino. Però ovviamente cosa decide di fare il gioco? Beh, farmi aspettare 5 anni per respawnare. Di conseguenza cado nel vuoto. E round perdente. Ed eccoci qua, ragazzi, con il quinto round. Siamo sempre la squadra viola. Sono sempre da solo, ma va bene. E ovviamente a questo giro non mi fiderò più del gioco e non mi farò uccidere, perché altrimenti mi respawna troppo tardi e boom, cado nel vuoto. Quindi, onde evitare spiacevoli inconvenienti, a sto giro io me la gioco tranquillamente, proprio in modo tale. Hai lanciato una granatina, bello, ma cosa vuoi fare? Cioè, ma mi lanci veramente le granate tu? Ma poveretto, cioè, dai. Comunque veramente totale disfiducia nei confronti di questo gioco maledetto. Cosa ci avete contro di me? Cioè, spiegatemi, no? Se ho fatto qualcosa che non dovevo fare, ditemelo, così almeno boh. Scusatemi se me la campero così tanto, ma è l'unico metodo che ho per provare a vincere questa modalità, a quanto pare. Perché sono da solo, quindi capirai cosa ci posso fare. Io, tu muori. Come cavolo osi? Questo che c'è? Ma che c'entrano questi qui? Ok, uno ucciso. Due uccisi, mamma mia, raga, oppi, 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 oppi. No, 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 no! Da, no, raga, dai, da dietro, ma perché da dietro? Perché da dietro, dico io, no? La safe era accanto a me, perché mi ha spawnato il nemico dietro? Non spiegatemelo. Cioè, stavo giocando benissimo, 7 kill, una morte, e mi spawna il nemico dietro. Poi pura casualità, guarda un po'. Per quanto la safe stava scomparendo, bene, mi ha respawnato subito, proprio istantaneamente. Sia mai che mi spawna nella nuova safe, Sto gioco è un complottista numero uno, raga, cioè, dai, non è possibile. E round perdente, vabbè. Bene. Ed eccoci qua, ragazzi, con il sesto round. Sono sempre io, il tizio della squadra viola soletto. Dai, ma... 3 minuti per spawnarmi. Dai, 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 che ce la faccio. Dai, che ce la faccio. Mamma mia, ce l'ho fatta proprio al millimetro. Però sto qui. Muore, grazie. Proprio attentissimo, proprio un'attenzione di quelle che proprio. Madonna, oh. Oddio, uno del rosso è caduto nel vuoto da solo perché è deficiente. Sì, è deficiente, raga. Ha fatto una capriola ed è caduto nel vuoto. Geniale. Allora, c'ho un rosa davanti e un verde all'altro. Fino a quando muoio così e mi respawna velocemente, sono d'accordo, Ma se puta caso non mi respawna in tempo, guarda, io sclero male. Perché accetto di perdere per colpa mia, ma non per colpa di un gioco schifoso. C'ho pochissima vita, raga. Non so dove è il rosa, non so dove sono tutti. Potrei morire da un momento all'altro. Non ho fatto neanche in tempo a dirlo che è successo, davvero. Attento qui, verde, ma cosa vuoi fare, carissimo mio? Anche tu cosa vuoi fare, carissimo mio? Oh, raga, sono da solo contro due, però i viola, che sono gli acernimi nemici, cioè i viola. Il viola so io, i rosa volevo dire, che sono gli acernimi nemici. Sono morti tutti, quindi ci sono grosse probabilità che magari mi porto a casa questo round. E ciò diciamo che non mi dispiacerebbe affatto, sapete com'è, no? Ok, là ce n'è uno.
Bello, bello, sono qui, girati. Ma questo se la campera con R1? Fatemi capire, dai, ma veramente. Cioè, te la camperi con R1, scappa. Guarda, si campera, poi magari non mi fa la capriola. A me ci muoio io, no? Giustissimo. Respawna, ce la fate entrare in safe in tempo? Credo di... È caduto, è vivo, che è successo? Non lo vedo da nessuno. Cioè, spiegatemi, cioè, com'è possibile che mi spawna dietro se la safe è dall'altra parte? Cioè, scusatemi, ecco, deve andare per forza dritto, no? Cioè, se mai... Veramente, oh, raga, se mi spawnava di nuovo al contrario, sto maledetto, io mi triggeravo in un modo veramente incredibile. Dai, respawnalo lì. È caduto, oh, alleluia, è caduto. E round vincitore, oh yeah, ce lo portiamo a casa. Ed eccoci qua ragazzi con il settimo round. Questa partita tra l'altro sta andando per le stralunghe, ma va bene. Però noi adesso ci accingiamo come al solito a recuperare la nostra arma del cuore, ovvero la fantastica carabina. Qui ci stanno i rosa. No, perché mi mira quello laggiù? Mirami a questo qui, no? Ma i rosa sono... No, 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 no. I rosa non sono rimasti in due, stavo a dire, ma i rosa sono rimasti in due perché uno non lo vedo. E invece, eccolo qua, dov'era? Mannaggia. Allora, uno non gioca, uno l'ho messo KO, ok. Quindi per me va benissimo così, già siamo messi molto ma molto bene. 3 ore per respawnare e cadono in fuoco. Grazie. Ed eccoci qua ragazzi con l'ottavo round di questa partita infinita. Ma va bene così, c'è la ragione che tipo lagga in un modo veramente stroboscopico. Hashtag stroboscopico, non so perché è stroboscopico, ma va bene. Sto qui però lo voglio eliminare del rosa, eh. Si crede tanto furbo che si piglia la carabina e ma uccide quello con la K. Però alla fine respawno e... In teoria ce la dovrei fare tranquillamente perché sono respawnato in tempo. E questo verde invece no, mi dispiace. Ciao zio, è stato un piacere. L'ho respawnato qui. No raga dai. A lui sì, a me no, eh. Lui è scriptato, avete capito? Mannaggia, oh, e ce l'ho pure da, dai. Da dove ce li ho? Da dietro, da lato, da dove? Da sud, est, ovest, nord. Arrivano da tutte le parti, è incredibile raga. E poi a me mi respawna nella safe finale, quanto... Guarda, se adesso mi respawna lì, vedi che... Ah, meno male, eh. Io vi giuro che se mi respawnava là dove la safe si stava chiudendo, non dico che quittavo, ma forse quittavo. Perché non è possibile. No, 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 raga, due rosa no, due rosa no, due rosa no, pericoloso. Oh mio Dio, li ho uccisi tutti e due, raga. Li ho uccisi tutti e due. Eccezionale, guarda quanti ne sono andati giù. È rimasto solamente un rosa e un arancione, sì. Siamo ancora noi in vita, arancione, viola e rosa. Però indovinate un pochettino, tutti stanno camperando. Mi rimango qui ad aspettare che la safe si restringa del tutto, così ci incontriamo tutti al centro. Ok, allora il rosa ha abbandonato la sua postazione e anche l'arancione ha abbandonato la sua postazione. Quindi io direi che possiamo attaccare con calma. Bello, wow, ti sei scambiato e sei morto? Bene, sai fare tanto, caro mio. Sai fare veramente tanto. No, dai, l'ho ucciso. E adesso che succede? Siamo morti tutti. Cosa succede? Scusami. No, raga, sinceramente, cioè, io voglio capire il motivo. Per quale motivo? Io e il rosa siamo morti insieme perché il rosa si è salvato e io sono caduto. Cioè, no, no, spiegatemelo. Voglio i commenti qua sotto, quelli della Rockstar. Voglio proprio chi ha ideato questa modalità che mi deve spiegare il perché io sono morto e quello no. Siamo morti insieme, no? Fai vincere l'arancione a questo punto. Beh, no, a quanto pare quello che doveva andare giù sono io. È round perdente, ha vinto l'arancione. Voi ci credete? Ed eccoci qua, ragazzi. Ragazzi, con il nono round, non credo mai di essere arrivato al nono round in una modalità, ma va bene. Però è veramente incredibile, nessuno vuole vincere, tu non mi sparare, non osare, maledetto, guarda che te scoppia la play, poi se mi spari, dai, quello dal lato, muori. No, raga, un incrociatore stellare, lo Space Shuttle, no, 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 no. Guarda, no, 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 raga, non ci io non ci voglio credere. Mi spawna il verde accanto a quello che ho tolto tutta la vita. Ha fatto finta di svenire, poi si è rialzato. Quel che cavolo volete. Con sti complotti non si può giocare. No, guardalo che me l'ha spawnato accanto, guardalo che me l'ha spawnato accanto. Muori. Dai, ma c'ho il rosa e il verde. Perché non si attaccano tra di loro? Hanno fatto squadra. No, raga, ho già deciso il titolo per questa modalità. Anzi, per questo video, la modalità del complotto. Non è possibile una presa in giro. Dai, raga, cioè questo pure mi lagga. Mannaggia lui. Nessuno? Quello mio tarda a respawnare, va bene. Faccio il verde, me lo sono ritrovato davanti, raga. Comunque questi qui, il rosa e il verde che stanno a fa comunella, non mi piacciono, a me.
Dai, no! Io mi sto triggerando in un modo veramente mai visto prima. Cioè, una cosa assurda. Vuoi morire? Vuoi non muore. Raga, sono alleati, si sono alleati. Ma io non ci credo. Però adesso siete uno contro uno. Dobbiamo vedere se siete ancora amici, eh. Non siete più amici uno contro uno. Vi sparate. No, raga, è caduto il rosa. Io non ci posso credere. Round perdente ancora una volta. Lo fanno apposta, ditelo. Ed eccoci qua, ragazzi, con il decimo round. Da qualche parte qui c'è l'arancione. Anzi, c'è il rosa che non c'entra assolutamente nulla. Ci ha messo mezz'ora per respawnarmi, raga. Dai, però. Ok, raga, forse ce l'hanno fatta. Sì, ce l'hanno fatta. Partita perdente. Ma va bene, sono felice per loro. Guarda, questa partita era infinita. È stata una partita di complotti. Mi hanno fatto felice con il primo round, che l'ho vinto proprio easy. Ma dopodiché, beh, sono cominciati i complotti, quelli belli. Però nonostante ciò ho fatto 57 kill. Cioè... Quindi ragazzi, che dirvi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo giocato la modalità trapdoor, la chiamo in inglese perché è molto meglio. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like per altri video sulla modalità trapdoor. Condividete questo video così magari alla prossima non ci saranno i complotti. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi se volete passare dal mio profilo Instagram, dalla mia pagina Facebook, trovo il link sotto nella descrizione. Iscrivetevi, è tutto, bella raga. We'll be right back.